Il 29 agosto, a sorpresa, Huawei ha lanciato la vendita del suo ultimo flagship, ovvero Mate 60 Pro. E questo ha spiazzato un po' tutti, tant'è vero che in pochissimi giorni Mate 60 Pro è diventato l'argomento più ricercato nei social cinesi. Ma come mai ha suscitato così tanto interesse? Cosa ha di particolare e speciale questo Mate 60 Pro? Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Song e in questo video non voglio farvi la recensione del Mate 60 Pro. Magari vi metto solo le caratteristiche qui a fianco, piuttosto vorrei parlarvi di una sua particolarità che ha suscitato tantissimo interesse e che rappresenta bene dove è la Cina oggi nel settore dei chip semiconduttori. Due sono i motivi che hanno suscitato l'interesse popolare su questo Mate 60 Pro. Il primo è la vendita di questo flagship senza neanche tenere la sua presentazione, che molto probabilmente sarà verso metà o fine settembre. È come se oggi andate all'Apple Store e vi ritrovate la serie iPhone 15 pronto ad essere venduti prima che la Apple lo presentasse nella keynote del 12 settembre. Molto particolare questa mossa di Huawei che non è mai stato fatto prima di allora. Il secondo motivo, che è quello principale, è che molti utenti che hanno comprato il Mate 60 Pro hanno scoperto che supporta il 5G. Infatti hanno testato la velocità sia in download che upload e arriva ad essere pari a quello di un telefono 5G. Infatti il download supera nettamente quello di un 4G, che massimo può raggiungere i 100 megabit al secondo. Nonostante questo, hanno visto che nella tacca del segnale non c'è scritto 5G. Può darsi che Huawei lo vuole chiamare in un altro modo, ma per adesso non lo sappiamo. Ma quindi, domande delle domande: come ha fatto ad avere 5G? Gli Stati Uniti hanno per caso cambiato idea e tolto il ban a Huawei? Certo che no. Prima di rispondere a questa domanda, facciamo una carrellata veloce di quello che è successo a Huawei prima e dopo il ban degli Stati Uniti. Prima delle restrizioni imposte dall'America, Huawei nel mercato degli smartphone aveva raggiunto il secondo posto, superando la Apple. Il suo ultimo processore prima del ban era Kirin 9000, montato su Mate 40 Pro. Progettato da HiSilicon, che è un'azienda fabless di semiconduttori cinese, controllato 100% da Huawei e prodotto da TSMC, Kirin 9000 era una delle migliori chip 5G sul mercato a quei tempi. Poi nel 16 maggio del 2019 gli Stati Uniti hanno messo Huawei nella blacklist, vietando così a tutte le aziende statunitensi di vendergli tecnologia di ultima generazione. Un anno dopo, cioè a maggio del 2020, il ban viene imposto a tutte le aziende mondiali che usavano le tecnologie degli Stati Uniti, compreso la TSMC. Ed infine, ad agosto del 2020, il divieto viene esteso anche alle aziende figlie di Huawei, nel senso che le aziende americane non possono neanche vendere alle aziende controllate da Huawei. Quindi in pochissimo tempo Huawei ha perso la tecnologia più avanzata dei chip come il 5G ed il supporto a GMS. Questo lo ha portato a perdere quasi del tutto il market share degli smartphone a partire dal 2021. Qualcosa era rimasto sul mercato cinese, ma anche lì non vendeva benissimo, in quanto gli smartphone usciti P50, Mate 50 e P60 avevano tutti un processore 4G, ma costavano come un flagship di un'altra marca che aveva 5G. Praticamente pagavi lo stesso prezzo, ma avevi solo il 4G. E non tutti i consumatori cinesi erano disposti a farlo. Inoltre, a quei tempi nessuna azienda di semiconduttori cinese era in grado di produrre un processore 5G fino all'arrivo del Mate 60 Pro. Infatti, per produrre una CPU 5G serve la tecnologia almeno di 7 nanometri e per produrre chip da 7 nanometri in giù serve la litografia dell'azienda ASML chiamata EUV, che quest'ultimo non può vendere alle aziende cinesi proprio perché a causa del ban imposto dagli Stati Uniti. La Cina da ASML può comprare solo le DUV, che sono le macchine per produrre chip con processore maggiore di 7 nanometri. Questo processore montato su Mate 60 Pro non viene menzionato da Huawei nel sito ufficiale, dove si possono trovare la descrizione e le altre caratteristiche. Dall'app che visualizza le info di smartphone si legge che questa CPU si chiama Kirin 9000S. Quei fortunati che lo hanno comprato, tra l'altro la vendita è andata subito in sold out perché è andato a ruba. Ora, se lo vuoi comprare, bisogna aspettare almeno un mese. Quindi quelli che sono riusciti ad acquistarlo hanno testato subito la velocità e il risultato è che è alla pari di un smartphone con 5G. Quindi se gli Stati Uniti non hanno tolto il ban, come ha fatto Huawei ad avere un processore con 5G? Alcuni dicevano che questa CPU era vecchia, cioè comprata da Huawei prima del ban. Però dalle informazioni del device si vede chiaramente che ha 4 core con architettura A510 di ARM, che è uscito solo a maggio del 2021, quindi questo è
ipotesi è stata bocciata. Dunque ne rimane solo una, cioè questa CPU è stata prodotta da un'azienda di semiconduttore cinese. Per ora non si sa ancora niente, probabilmente lo scopriremo nella presentazione ufficiale del Mate 60 Pro verso metà o fine settembre. Alcuni azzardano l'ipotesi di SMIC, che è una delle aziende cinesi di semiconduttori più grande, ma nessuno ha ancora la certezza per ora. L'unica cosa che si sa per certo è che è un produttore domestico. Andiamo a vedere ora un po' le caratteristiche e le prestazioni di questo processore Kirin 9000S. Innanzitutto un processore che supporta, come abbiamo visto prima, il 5G, o come Huawei lo chiamerà. È un octa-core composto da un core a 2,62 GHz, 3 core da 2,15 GHz e 4 core da 1,53 GHz Cortex A510 della ARM. Inoltre, udite udite, è la prima CPU per smartphone al mondo con multi-thread. Infatti è un processore da 8 core e 12 thread, anche se per ora serve a poco visto che le applicazioni e i giochi non sono ancora ottimizzati per il multi-thread. Però almeno ce l'ha ed è già pronto. Dal punto di vista delle prestazioni, dai risultati ottenuti con Geekbench 5, possiamo vedere che Kirin 9000S in single core non è che dà molte soddisfazioni. Infatti siamo ai livelli di un Kirin 9000, che era l'ultimo processore 5G montato sul Mate 40 Pro. La cosa interessante è invece il multicore, che arriva a superare quello di un Snapdragon 888 e Snapdragon 8 Gen 1. Ovviamente rispetto al top di oggi, cioè la Snapdragon 8 Gen 2, la Kirin 9000S ha ancora un po' di strada da fare, sia in single core che in multicore. Questo invece è il grafico prestazione consumo. Qui la Kirin 9000S si posiziona sopra la Snapdragon 888, ma ben al di sotto della Snapdragon 8 Gen 2, cosa che si sapeva. Attivando il multithread, però, le prestazioni possono migliorare del quasi 22%, ma nello stesso tempo anche il consumo sale del 24%. Quindi, in conclusione, diciamo che le prestazioni di questo Kirin 9000S sta in mezzo tra un Snapdragon 888 e la Snapdragon 8 Gen 1. Niente male per il primo processore 5G 100% made in China. Considerando che la Snapdragon 888 è un processore a 5 nanometri uscito a dicembre del 2020 e questa Kirin 9000S che ha più o meno le stesse prestazioni, a mio parere il settore dei chip in Cina sta andando piuttosto bene, perché se penso che 3 anni fa non avevano niente ed oggi nel 2023, 3 anni dopo, è uscito questo processore con queste caratteristiche, vuol dire che la Cina ha fatto passo da gigante. Ecco, da questo punto di vista il ban degli Stati Uniti sembra aver avuto l'effetto opposto, cioè anziché rallentare e cercare di fermare l'avanzata della tecnologia cinese, lo ha in un certo senso accelerato. Perché quando ti trovi con le spalle al muro senza nessuna via d'uscita che tiri fuori tutta quella grinta e quella forza per sopravvivere ed andare avanti, ciò che non ti uccide ti fortifica. Di questo passo sono molto curioso di sapere se tra qualche anno la Cina riuscirà a sfornare un processore in grado di competere con quelli top gamma degli Stati Uniti. Oggi non ancora, ma ci si sta avvicinando. Ed è anche grazie a queste caratteristiche che la prima scorta del Mate 60 Pro è finito in un batter d'occhio e penso che finalmente Huawei potrà tornare a competere con gli altri brand di smartphone di alto livello, almeno in Cina, perché qui in Europa senza GMS farebbe ancora molta fatica. Però c'è un'altra teoria che ho letto sul web, secondo la quale questo chip sarebbe il massimo che la Cina potrebbe essere in grado di produrre, in quanto, come detto prima, questo Kirin 9000S potrebbe essere prodotto da SMIC con la litografia DUV che riesce ad arrivare al massimo a 7 nanometri. E siccome la ASML non può vendere la EUV che produce i chip sotto i 7 nanometri alle aziende cinesi, la Cina farebbe molta fatica in futuro a superare la barriera dei 7 nanometri. Io ovviamente spero che questa è soltanto l'inizio e che il bello deve ancora arrivare e non in questa seconda ipotesi. Staremo a vedere. Ah, dimenticavo che Mate 60 Pro è anche il primo smartphone con la chiamata usando il satellite. Anche l'iPhone 14 e 14 Pro possono farlo, sì, ma loro possono chiamare solo un numero SOS, mentre con Huawei puoi chiamare proprio il numero di un altro cellulare, per esempio quello di un vostro genitore o di un vostro amico. Peccato che sono già rientrato in Italia, se no vi avrei portato in qualche store di Huawei e ve l'avrei fatto vedere dal vivo. E voi ragazzi, cosa ne pensate di questo Huawei Mate 60 Pro e del suo processore Kirin 9000S? Secondo voi tra quanto riuscirà la Cina a raggiungere lo stesso livello degli Stati Uniti nel settore dei semiconduttori? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se vi piacciono i miei video, fatemelo sapere con un bel like e iscrivetevi al mio canale per supportarmi. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!